Ragazzi, allora eccoci con un nuovo video. Allora, oggi è domenica mattina, tra l'altro ho una testa perché vi dico la verità, ho fatto un po' di boccolini ieri, ma non mi piaccio, quindi adesso oggi mi faccio liscia perché non mi piaccio, non lo so perché, a parte che li ho aggiustati un po' io stamattina e non sono capace a farli perché mi vengono tipo Shirley Temple e a me non mi piacciono più piatti, però vabbè, vediamo. E niente, quindi devo sistemarmi un attimo i capelli. Allora, ho appena fatto il letto, ho tolto il copro piumino, l'ho buttato lì per terra insieme alle lenzuola perché devo fare le lavatrici. Voi non avete idea di quanta roba io ho da lavare, che ho accumulato durante la settimana e non l'ho fatto, anche perché in lavanderia credo di non entrarci da una settimana se non per buttarci dentro la roba sporca, perché vabbè, lasciamo stare. Quindi non sono neanche entrata in lavanderia, non ho neanche avuto il tempo di entrarci. Allora, ho rifatto il letto, ho messo il cuscino nuovo, mi piace tantissimo, devo un attimo sistemarlo, però mi piace moltissimo, moltissimo. E guardate che meraviglia, bellissimo. Allora, adesso vado a portare tutta questa roba a lavare e inizio a far partire la prima lavatrice. Allora, ho appena suddiviso la roba per la lavatrice, bianchi, lana e nero, e butto tutto in lavatrice suddiviso. Inizio con i capi chiari, poi faccio i capi scuri e infine i capi di lana. Via! Oggi devo passare assolutamente al supermercato perché ho finito tutto, ho finito i detersivi, ho finito l'ammorbidente, ho finito tutto. Come avete visto, ho attaccato la prima lavatrice, adesso volevo iniziare a pensare a cosa preparare per pranzo e ho pensato di fare la zucca, la vellutata di zucca. Quindi la tiro un attimo fuori, ho il freezer che esplode, allora queste biscotti di mamma, allora mamma mia, non ci sta più niente, questo freezer è minuscolo, non ci sta più niente. Qua c'è la forza, devo tirare fuori. Tiro fuori un po' da qua perché ce n'è un sacco. Troppa la faccio anche domani, rimetto in freezer, vi faccio vedere come gela il mio freezer, guardate, è una roba senza senso. Ah, i biscotti, ok, adesso metto tutto dentro il sacchetto.
faccio congelare, così a pranzo vediamo, magari facciamo una bella svegliata di zucca. La pastiglia praticamente è un vaccino che sto facendo da settembre, un vaccino che va a, diciamo, riparare un pochino, a rinforzare un pochino il sistema immunitario, perché comunque lavoro in una scuola dell'infanzia, sappiamo tutti quello che c'è, quindi cerco di lavorare un po' su quello. Devo dire che finora, non so se è merito suo o merito del mio sistema immunitario, finora, incrociamo le dita, è un vaccino che stiamo prendendo tutti, anche le mie amiche, perché è ottimo, tra l'altro è anche abbastanza naturale, quindi non aggressivo, e andrebbe preso a step, ma in realtà il mio medico mi ha detto che per quest'anno di prenderlo ciclo continuo, quindi non interromperlo mai, e quindi sto facendo così. Si può prendere anche due volte al giorno, io lo prendo solo una al mattino normalmente, o quando proprio mi dimentico lo prendo alla sera, tanto l'importante è prenderlo comunque a stomaco pieno. E sta andando il robottino, io ho da fare mille cose veramente, perché avere la casa così, non come dico io, mi mette ansia. Tra l'altro non vi faccio vedere in camera da letto tutta la roba che ho da piegare e mettere via, perché potreste svenire, quindi non ve la faccio vedere, però credo che prenda praticamente metà letto in larghezza e metà stanza in altezza, quindi sta per toccare il soffitto. Vabbè. Comunque riusciremo a fare tutto. Tra l'altro devo ancora mettere a posto la roba della Eli, non ho avuto tempo, credeteci. E poi niente, vi volevo far vedere questi, non so chi li conosce, ve li fate vedere stamattina, sono i crumiri, i biscotti che fanno qui in provincia di Alessandria, a Casale per la precisione, dove vado, dove sono nati i miei prodotti. E ieri me li hanno regalati e sono buonissimi, era tanto che non li mangiavo, quelli proprio originali, buonissimi. Adesso si sta scaricando anche la batteria, yeah! Ora momento pranzo, tra l'altro ho fatto un sacco di cose perché sono riuscita a mettere via tutto, ci avrò messo un'ora come minimo. Ho fatto già una lavatrice, ho buttato in asciugatrice, ma sto aspettando a farla andare perché sto facendo andare adesso la lana, i delicati, ho messo il programma delicati per lana, vediamo cosa viene fuori, ho messo anche la maglia nuova di Zara. Io difficilmente lavo le maglie di lana in lavatrice, quindi incrociamo le dita, aspetto che finisca quella, tanto ci mette poco, faccio l'ultimo lavaggio con i colorati e butto in asciugatrice insieme ai chiari, tanto in asciugatrice non succede niente. Abbiamo preparato da mangiare per pranzo, ho fatto vellutata di zucca, perché come vi ho fatto vedere avevo parecchia zucca, quindi ne ho presa un po' e abbiamo fatto la vellutata. Abbiamo messo un pochino meno zucca rispetto alla ricetta, ci mancava lo scalogno, ci mancavano un po' di cose, però sono riuscita a mettere un po' di cipolla, zucca, olio, beh, abbiamo il parmigiano ancora da aprire. E l'unica cosa che ho messo la zucca già cotta, perché l'ho fatta prima cuocere in una pentola, più che altro perché poi non sarei riuscita a sbucciarla, perché l'avevo tagliata, messa via con la buccia, quindi l'ho fatta bollire e poi ho tolto tutta la buccia. Adesso la servo, a parte che c'è scritto di aspettare qualche minuto, quindi aspetto un pochino anche perché sarà ristorante. Preparo il tavolo
E poi mangiamo, anche perché è già quasi l'una. Noi stiamo andando a fare le ultime commissioni prima del Natale, anche perché devo fare ancora qualche piccolo regalino. Poi ci vediamo con qualche amica per scambiarci i pensierini e salutarci prima delle vacanze di Natale, anche se qualcuna di loro io la vedrò ancora. E basta, quindi giornata molto... proprio corsa agli ultimi regali, tra l'altro sta anche piovendo, però non importa. E siamo in giro, siamo andati a fare delle commissioni, abbiamo comprato il regalo a mia mamma, un po' di regali vari e adesso stiamo andando a casa, qua in macchina, Mauro, Ale. Dove sei? Non ti... Ma siamo arrivati a casa adesso, stiamo preparando da mangiare. Allora, la mia amica, la Sabri, ci ha dato le uova, che loro hanno le galline, sono uova bio, buonissime, buonissime, se c'è qualcuno della zona che interessano, sono fantastiche, proprio buone, 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 infatti io ogni tanto me le faccio portare perché sono favolose, tra l'altro ce n'è una qua, me ne sono accorta, gigante, gigantesca. Allora, e poi volevo... scaldarmi la vellutata di zucca perché ne è avanzata un po' a pranzo, quindi per non finirla domani la dividiamo stasera, quindi ci aggiustiamo un po' con quello che abbiamo, anche perché è tardissimo, sono le 8:30 passate, quindi ci aggiustiamo. Ne vuoi un po' di vellutata? No? Allora la mangio io. Poi Mauro ha messo nel microonde il pane da far scongelare e poi magari lo mettiamo un pochino in forno perché nel microonde rimane molliccio. Ok, qua c'è Zoe che aspetta il suo dolcetto. Cosa vuoi, quello per i denti? Sì, lo diamo già, lo diamo già, quello per i denti. Zoe qua. Allora, oggi sono andata da Max Factory perché mi sono accorta oggi, come vi ho detto, che ho finito il detersivo ammorbidente, ho finito proprio tutto, quindi siccome cercavo dei sacchettini ho preso, già che c'ero, i detersivi. Adesso vi faccio vedere quali ho preso. Dove me li hai messi? Ah, ok, lavanderia. Adesso vi faccio vedere. Allora, accendo la luce in lavanderia. In bagno. Allora, intanto c'è un profumo perché ho steso i maglioni di lana, tra l'altro sono praticamente asciutti perché con questo caldo che c'è qua in lavanderia si sono asciugati. Ho ancora un po' di caos. Vabbè, ho preso il sole, che è quello che uso praticamente sempre. Poi ho preso Mon Amour, questo qui nuovo, non l'ho mai provato, c'era solo questo qui, poi vi dico la verità, avevo fretta e quindi non potevo soffermarmi troppo ad annusare, a provare, e non lo so, non capisco. Vabbè, comunque è detersivo igienizzante, l'ho preso per questo perché a differenza dell'altro questo è igienizzante, quindi l'ho preso per questo. E ho preso come ammorbidente questo qua, che è uguale, no, giusto, è detersivo igienizzante e ammorbidente sempre igienizzante con lo stesso credo profumo. Tra l'altro deve essere una linea nuova perché c'è scritto nuovo. Vabbè, proviamo. Diciamo che Mon Amour io lo uso da tantissimi anni e mi è sempre piaciuto, quindi mi piacerà anche questo. Poi ho preso sempre da Max Factory mollettine, le forcine, non ho trovato quelle tutte nere e allora le ho prese un po' mix, cioè nero, grigio scuro, grigio un pochino più chiaro e bianco. Io utilizzo solo quelle nere però in mancanza d'altro vanno bene anche quelle. Poi ho preso un paio di orecchini sempre da Max Factory di Natale con scritto Noel, mi piacevano. Adesso vediamo come sono, prima di metterle nell'orecchio le disinfetto. Sono così carinissimi,
Sono molto 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 carini, secondo me stanno anche bene con un bel maglione, magari dolce vita, bello. E basta, adesso li rimetto nel pacchettino. Tra l'altro devo fare ancora una lavatrice, adesso la farò stasera, così almeno sono a posto, perché poi oggi, ripeto, avevo finito detersivo ammorbidente, mi sono proprio ritrovata così e non sono riuscita a terminare. Ok, adesso questi li metto in camera, così li igienizzo e domani mi rimetto. Adesso al buio, adesso andiamo a posarli. Tra l'altro mi si sono appiattiti i capelli oggi, ho tolto poi le onde perché tanto non c'era più niente delle onde e devo dire che io vi vedo di più con il capello liscio. Sono passata dalla parrucchiera oggi perché ho lasciato a lei dei... lei è stata gentilissima, ma lei, io l'amo, Cristiana, io l'amo, ha voluto i profumatori, lei è stata una delle prime a comprarlo e l'ha voluto in negozio, l'ha voluto da lei in esposizione, quindi ne ha 3 o 4 in esposizione e mi ha chiamato oggi dicendo di andare perché ne aveva venduti un po' e quindi io la ringrazio perché è veramente toppissima, a parte che è la parrucchiera migliore al mondo e poi è veramente una persona dolcissima e carissima, veramente una persona super super speciale. Uovo pronto e volevo dare una spruzzatina sopra di questo cuore di tartufo, così profuma di tartufo. Abbiamo finito di mangiare e tra l'altro stasera siamo cottissimi, infatti io mi sono messa un attimo al computer, ho iniziato a editare questo video, adesso terminerò. Mauro si è messo già a letto, tra l'altro si deve rialzare, io non lo so perché non ho ancora messo le lenzuola, oggi le ho lavate, siccome volevo mettere quelle lavate oggi, quindi belle belle super profumate, non le ho ancora messe, aspettavo che si asciugassero, le ho messe in asciugatrice e quindi adesso gli farò questa bella sorpresa che si deve alzare dal letto e tutte le volte me ne dice 4, ma è possibile che non le metti? Ma a me, ragazze, piace troppo avere le lenzuola profumate della lavatrice appena fatta, quindi si dovrà alzare. Allora, tra l'altro vi chiedo perdono se in questo vlog mi sarò toccata i capelli miliardi di volte, ma come sapete io sono abituata a averli sempre super legati, super raccolti e quindi averli sciolti non... me li tocco sempre, ma perdonatemi, tanto da domani li avrò di nuovo legati, quindi ok. Allora, ho messo a lavare il B, mentre toglievo il boccale l'ho macchiato un po', l'ho pulito. Adesso sistemo le uova e finisco di sistemare la cucina, vado a editare questo vlog. Io vi ringrazio come sempre per essere insieme a me, per camminare insieme a me. Ormai ne abbiamo 19 se non sbaglio, no, cosa dico, 20... e 21, 22, 23, 24, 4 giorni e poi finiamo il vlog perché vlogmas perché li termino sempre il 24 di dicembre. Però se ce la faccio, visto che da martedì pomeriggio sarò in ferie, quindi sarò forse un pochino più riposata, potrei pensare di finire dicembre con un vlog tutti i giorni, ma non ve lo assicuro, vediamo un attimo. Dipende anche quando vado a ritirare il computer, perché se vado a ritirare il portatile, allora magari posso pensare di fare tutto il mese di dicembre, e se invece non ritiro subito il portatile, allora vediamo un attimo, anche perché vi assicuro che io è dal primo di dicembre
che non appoggio il sedere sul divano alla sera, sono sempre al computer. Meno male che ho questa bella poltrona di Westwing, è super comoda, perché ho bisogno di essere comoda, però diciamo che sono anche abbastanza veloce di farlo ormai, quindi non è tanto l'editare, diciamo così. Comunque adesso io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!